del pomeriggio e praticamente Ciao eccolo. ragazzi, buongiorno. Ciao Giuseppe, piacere, io sono Piacere di Alessandro. conoscerti, piacere Piacere. Ale. Come state, ragazzi? Bene, mi stava parlando del che in Italia si sta belli freschi in questo periodo. Proprio una Guarda, qua frescura. a Parma ha fatto un'acquazzone ieri, si stava freschi ieri, adesso è venuto giù l'umidità di quelle, ragazzi, che ci stiamo sciogliendo. Noi abbiamo superato proprio oggi il caldo, siamo tornati sotto i 20, che sono Ah, che 19. bella cosa. Una Io mi sto invidiando tanto, ragazzi, mamma mia. bella Bene. cosa. Allora, ascolta, prima di iniziare, visto che me l'hanno scritti tutti quanti, è una cosa che avevamo detto, Giuse, devi commentare il posing con me, devi massacrarmi. No, vabbè, ma te no, ma guarda che, cioè, Ludo, non, cioè, non prevedo problemi, cioè, secondo me Ok. te di figure di merda non ne farai, cioè, questo te lo posso E garantire. questa ce la evitiamo. Forse il colore colerà un po', però il posing ti posso garantire che non lo sgarri. Vero. Che Vabbè, poi se... se non sbaglio, l'ultima gara praticamente eri bianco. Era Sembravi bianco, totalmente bianco. un rappresentante della Galbani praticamente, quindi. Sì, no, quello è tremendo. Però abbiamo, no, perché abbiamo, praticamente io gareggio sia in FBB che in PCA. In PCA i Classic hanno delle pose aggiuntive, quindi le ho mandato poi a Giuse. Mo' inseriamo, c'hanno la side triceps, lat spread frontale e Sì. Esatto. posteriore. Praticamente builder, dai, c'hanno Che tutto. praticamente sì, li fanno posa da bodybuilder con dei fisici diversi praticamente, come fanno Esatto. in NPC qua in Italia praticamente, nei natural. Esatto. Quindi ci può stare, cioè io Sì. condivido, il classic per me è differente come approccio nel posing e come tipologia di fisico e costume, ma il posing perché no? Della spread front e back e la triceps perché no? Anzi, Certo. se permettono di valutare meglio un fisico assolutamente. Assolutamente. Bene, bene. C'abbiamo pure Ale che è classic, quindi ci siamo al 100%. Un classic adattato. Mi hanno sempre consigliato di passare in categoria. Perché te pesi tanto, cioè la soffri? Allora, io l'ultima gara ero già pronto a 91,5 kg, ma sono dovuto scendere a 86. Mamma mia, dove hai gareggiato Teale? Proligo o Fittitari? Allora, io ho gareggiato tanti anni fa in NPC in America, quindi quando ancora qui in Europa non si sconosceva, io già due o tre gare le ho fatte in Florida. Pensate. E poi sono passato qui con gli FBB, Fit Italy, con i vari, diciamo, i vari giudizi, parametri cambiati. E adesso vedremo, perché speravo di rientrare a breve. Dai, noi Ho siamo qua. ricominciato, ho messo tutto in cantiere, vediamo un pochino, però oggettivamente, come è giusto che sia, il classic deve comunque avere, deve possedere dei parametri strutturali. Io diciamo che poi sul palco mi difendo perché riesco ad avere una buona condizione, un buon rapporto magari vita-spalle, ma non è che io sia un classic puro, assolutamente, cioè me ne rendo conto. Il discorso è che magari riesco anche col posing un po' a camuffare i difetti, le solite cose, quindi quando è stato 2 o 3 anni fa, quando ho fatto l'ultima gara che ho fatto negli Stati Uniti, è stata il Miami International, ad esempio, mi ero preparato per fare i classic. Alla fine se la sono pensati, non hanno fatto i classic physique, ma hanno fatto i classic bodybuilder, quindi ancora più leggeri, non rientravo. E ho dovuto fare la categoria open, quindi cioè, mi sono ritrovato poi il vincitore. Io stavo benissimo, l'ho fatto secondo, ma il vincitore era il campione assoluto di FBB, quello potevi solo uccidere per batterlo. 116 kg con le righe sul culo, era un extraterrestre. Mamma mia, ragazzi. Quindi poi, devi capire dove andare, se verso i bodybuilder o verso i classici. Io sinceramente sono rimasto più sulla filosofia classica, pure per una scelta personale di non, cioè, per non esasperare da tutti i punti di vista, ecco, diciamo così. Però non si sa mai, magari l'ultimo paio di anni me li sparo in categoria e vedo quello che esce. Ma poi sai Ale, poi mi dirai la tua che ci tengo. Ne parlavamo spesso con Ludovico, anche con Marco.
ci sono questi fisici ibridi, cioè i cosiddetti bodybuilder estetici, come può essere anche un Marco D'Ambrosio, che adesso non è qui, quando fece la gara, che è il San Marino Pro, lì lui vinse la categoria dell'assoluto nei classici, che fece anche bodybuilding, dove fece terzo, e gli misero davanti due che, a livello di completezza, di forme, come hai detto tu, parametri strutturali, facevano, ti giuro, cagare, ma erano grossi e tirati. Quindi secondo me nella categoria proprio pura bodybuilding open, lì sì, parametri strutturali, ma a parità, come dire, due atleti molto buoni, uno molto estetico, uno grosso e tirato, quello grosso e tirato nella categoria bodybuilding vince. Indubbiamente, Deve essere gambe a terra, bello grosso e cazzuto. Ed è il motivo per il quale molti bodybuilder estetici, anche dei pro, oggigiorno vengono snobbati, tra virgolette. tipo un Brandao. Esatto, un Brandao, come si chiama quello della Yamamoto? Aspetta. Col baffetto, sì, si chiama. Di Crescito, aspetta. Aspetta. Ma non ci ricordiamo perché sui Il social non è ragazzetto col più. baffetto, che sta questo sta bene, Bravo, sì. esatto. Oddio, chi è? Anche lui, per esempio. Esatto. Patrick Moore, Patrick Ah, Moore. Patrick, Patrick Moore, ha voglia, voglia. ok. Sì, certo. Ecco, quindi sono i classici tipi bodybuilder estetici che però contro un big ramy, un freak, ragazzi, gambe a terra, è grosso, tirato e primo. Cioè la bellezza, ecco perché secondo me Sì. hanno fatto la categoria classica, proprio per dare la possibilità a questi atleti Di trovare uno di spazio. esatto. Solo che adesso, sai, sono molte categorie, purtroppo. Cioè, tra i 212, quindi bodybuilder un po' più piccoli, i classici che sono prettamente estetici, però li vogliono tirati perché, se vedete, i classici attuali sono rigati ovunque, cioè si sta un po' esasperando un po' anche lì. Quindi, come totale, anche come scelta tra virgolette etica, se uno vuole stare più slow, più tranquillo, neanche manco tanto, perché comunque i livelli si stanno alzando. E ti dirò, da quello che ho visto, i classic adesso non è neanche questione di preparazione della serie a darci più pesante o più leggeri, è una questione, come hai detto tu, di caratteristiche strutturali, proprio veramente genetiche, perché se uno non ha quella plasticità muscolare, quella struttura ossea particolare, il classic è fottuto, perché Qualche ti vedi anno questi. fa, se ricordate, credo a un Arnold, sì, a un Arnold, vinse Peterson, Sì, porca miseria. che è una condizione paurosa, ma non è classico. C'è anche abbastanza dilatato come ventri. E la cosa bella è che si avvicinò Arnold chiedendo di fare un vacuum. Ora, cioè, capisco che magari non riesce a fare un vacuum A alla tirare dietro il stomaco. Amsterdam. Cazzo, ma spanzato no, però. Quello no. Quello Ma purtroppo. io la cosa è che sicuramente nei classic c'è il discorso del limite peso che ti impedisce. Cioè, io quello che vedo è che il trend sui classic, molti lo dicono, che magari spingono nelle prime fasi di carriera per arrivare al tot peso. Credo che sia un HP più 10 alla fine il peso, qualcosa del genere. Però poi si devono fermare, cioè non possono spingere. Anche un Chris Bumstead sta al limite del peso, no? Sono uscite le cose, le dicerie che lasciano il tempo del trovano di quanta chimica prende e tutto il resto. E dice sta bassissimo. Però grazie al cavolo, cioè se un atleta non deve e non può prendere peso da un anno all'altro in Certo, gara, deve sì. trovare. E quello secondo me ti dà anche un bel vantaggio da un punto di vista di linee, profondità muscolari che riesce a portare. Cioè l'atleta che è più leggero di chimica lo vedi che è un po' più profondo a livello muscolare, ha i solchi un po' più dettagliati, a parità anche di tiraggio, è meno infiammato. Diciamo, e questo secondo me nei classic può essere un bel vantaggio. Quindi. Ma poi Ludo, facci caso, per me, raga, non so voi, cioè il fatto di ingabbiare il criterio dei classic in parametri numerici come l'altezza peso è una stronzata, perché il classic deve essere comunque molto estetico. Cioè, se tu a 90 kg sei buono, non è che devi consumarti a 182 per rientrare in base all'altezza, perché cioè, il muscolo classico deve essere rotondo, estetico, plastico. Rientrare nel peso per poi ricaricare è pericoloso. Cioè, per me dovrebbero fare alte taglie e basse taglie, punto. Poi all'assoluto è un altro discorso. Però se tu ingabbi, tra virgolette, l'estetica in parametri numerici, cioè il bodybuilding è un discorso, ma il classic dove se tu ti svuoti non hai perso tutta la bellezza, cioè per me è una stronzata. E questo Certo. vale sia amatori che professionisti. Poi ripeto, il discorso è sempre quello, hanno dovuto fare le categorie secondo me per un discorso di richiamare pubblico fondamentalmente, perché ci sono otto categorie di altezza, più i beginner, i novice, i true beginner.
ormai veramente tutti, c'è gente che ogni gara fa main physique, classic e bodybuilding perché non lo sanno neanche loro dove devono gareggiare, e là è un problema grosso. Però vedi, il problema, raga, sono i giudici, sono le federazioni, perché sono loro che premiano determinati fisici, Vero. sono loro che fanno regole. I ragazzi, io vedi, delle volte sono stronzo, cioè me la piglio pure con i ragazzi, ma in realtà poi dico, ok, cosa devono fare? Cioè la categoria è quella, uno si prepara al meglio. Però in effetti Giustamente. classic, ingabbiare l'estetica in numeri, parametri di HP, la parola stessa lo dice, raga, HP è l'atleta più brutto che esiste, cioè senza rotondità, secco, Piatto, spellato, basta. Non piatto, puoi tirato. rendere un HP classic per quando sia un HP più 10, ma è comunque un HP, cioè becchi uno alto, cosa fai? Cioè, è una minchia, sperando che cambi la Pro League, sia anche la Fit Italy. Pensa che in WADA il classic è un HP0. Come cazzo lo fai? È assurdo, un HP0. Capì, È zero, assurdo, è follia. terribile, Una follia. disastroso. Va. Capì? Allora, ragazzi, tematica di oggi, il discorso relativo all'Olimpia e l'Olimpia, le varie generazioni, come si sono evolute nel tempo, quindi andiamo a affrontarlo e vediamo un attimino da dove partire nel dettaglio. Allora, partiamo dagli anni 70, partiamo da Arnold, epoca di Arnold. Ma sì, dai, direi le Secondo me origini. sì, anche perché prima c'era Larry Scott, Sergio Oliva, i primi vincitori, però poi dagli anni 70 ha iniziato a prendere piede tutto quanto. E allora, riflessioni riguardo al periodo in generale. Arnold, Franco Columbu abbiamo avuto, e diciamo sì, tutti gli anni 70, poi c'è stato Frank Zane dal 77 al 79, sto leggendo, tornato Arnold e bene o male abbiamo fatto, il periodo è più o meno quello. Che la cosa principale è probabilmente anche che non c'erano tanti macchinari, si iniziava a utilizzare le prime, insomma, le prime teorie di allenamento, eccetera, però di base il concetto era volume training, più mi alleno più cresco, cioè molto, molto embrionale, quindi era molto improvvisato. E la cosa che salta più all'occhio, anche guardando Pumping Iron, è il discorso che le gambe non erano veramente sviluppate, cioè erano un po' lasciate così, erano magari allenate, però erano... Oggi potremmo dire proprio carenti rispetto all'upper. Sicuramente, sicuramente per quello che si può, secondo me, associare a quell'era, si tendeva tanto a lavorare appunto sull'upper, su questo rapporto spalla-vita, sul braccione, perché guarda caso, ai tempi, non so come mai, ma tutti avevano sti braccioni, tutti, pochissimi Vero. avevano le gambe, braccioni e petto, deltoidi un po' carenti, le gambe, lasciamo stare, polpacci, I sienosi, quindi glutei erano coperti dal costume, era mutanda. più che costume definirei una culotte. Esatto. E quindi, cioè, ai tempi era quello, lo standard era quello. Oggi ho sentito dire spesse volte Arnold non avrebbe vinto neanche un campione italiano. Allora, se parliamo come proporzioni, sicuramente, sicuramente, però aveva sicuramente in possesso di una genetica che oggi avrebbe fatto la differenza, Certo. indubbiamente. Poi c'è da dire, Ale, che anche all'epoca appunto c'erano criteri diversi, cioè resta sempre il senno del se mai Arnold si fosse trovato adesso questi criteri con la sua genetica, se si fosse fatto il culo sapendo che volevano i glutei femorali, li avrebbe tirati? Secondo me sì, perché all'epoca erano molto pionieri nell'allenamento, avrebbero trovato secondo me il modo di tirare pure le righe sul culo. Io ci gioco tutto quello che ho, avrebbero portato più spalle, più femorali, più... e sarebbero stati secondo me competitivi anche oggi, solo che sai, quando sento, ma come hai detto tu, Arnold all'epoca, oggigiorno non sarebbe mai piazzato, non è un discorso che fa un esperto di bodybuilding o uno che ne sa, perché è un discorso da cretini. Semplicemente, come ho detto io, secondo me, bisognerebbe vedere uno con la testa di Arnold, della genetica, trapiantato nei tempi moderni, con i nuovi criteri, le nuove tecnologie, sia d'allenamento che anche nei farmaci e tutto, come sarebbe diventato? Quello secondo me è un discorso che ci può stare e secondo me Arnold avrebbe fatto bene anche oggi. Ragazzi, stiamo parlando di uno che aveva una testa così. Cioè, comunque... Io ve lo sto mettendo, eh. Eccolo. Che non è sgradevole, cioè il sedere ovviamente è sottosviluppato, c'è un minimo accenno di femorale, il quadricipite, cioè
non è così sviluppato, però nel complesso non è un fisico sgradevole a vederlo, cioè molto estetico. No. E Ma guarda qui, guarda questo. Cioè. no, ma lui un fisico così, secondo me, piace molto di più al pubblico Sì. piuttosto che un Ronnie Coleman. Questo c'è da dirlo. Guardate, allora, qua c'ha proprio il culo a terra, proprio la ciccetta Sì. un po' qua sotto. C'ha i polpacci che in momenti sono più grossi dei quadricipiti. C'era Sì. proprio, è un discorso, vedi, è proprio un discorso di enfasi che veniva data, perché poi i muscoli crescevano quando li allenavano, lui era fissato con i polpacci. Ma facci caso, Nico, anche come fa la doppio bicipite, lui il polpaccio lo contrae, è come se il polpaccio contasse più del gluteo femorale. Il Sì, gluteo lo sì. mette lì, non c'è niente, cioè è un classico. Ma anche Stavo per dire la stessa cosa, come è cambiato il posing i polpacci. Sì, ma ne del parlavo, calcio. guarda, con diversi che gareggiavano anni fa, ma anche con diversi coach. Ma perché all'epoca innanzitutto erano di meno sul palco e li tenevano tantissimo, cioè buttavano giù tanto di quel sudore che poi le condizioni cambiavano. Adesso invece i concorrenti ne sono talmente tanti che tu in 2 secondi la posa la devi beccare. Ti tengono Sì. se no 10 minuti sul palco e ti mandano a casa. Quindi anche come impostarlo è completamente diverso. Però a me piaceva come fisico, perché comunque penso io ho iniziato perché rimasti folgorato da una foto di Steve Reeves, quindi andiamo ancora prima di Arnold. Quindi, secondo me, quei fisici per attirare gente sono ancora più vendibili di quelli attuali. Questo c'è da dirlo. Poi, sai, Assolutamente. fare confronti con il passato secondo me non ha senso, cioè, fondamentalmente. Di sicuro è evoluto lo sport, ma non sempre in meglio, soprattutto in alcune categorie. Sì, adesso andremo a vedere poi dove è stato il forte gap, diciamo, tra virgolette, quando un po' qualcosa non ha funzionato e si è andato un po' a rovinare. Però sì, il discorso era questo. Ecco, io vi faccio una domanda a questo punto, colgo l'occasione. Allora, secondo voi, c'avevano questi, veramente questi bicipiti e questo petto tanto tanto sviluppati? La cosa che mi chiedo è, lavorando meno alcuni distretti, quindi le gambe piuttosto che il back, eccetera, quindi mettendole da parte, abbiamo un vantaggio nel far sviluppare gli altri? Bella domanda. Bella Perché, cioè, mi viene in mente, ad domanda. esempio, i Man Physique, che però loro non possono raggiungere una certa stazza, diciamo, determinate masse muscolari, quindi non gli interessa. Però la cosa che io ho visto è che, di cui comunque ultimamente sia Scott Stevenson che Bennett ne hanno parlato, è il fatto che tu c'hai comunque una capacità di recupero sistemica, una capacità ipertrofica sistemica, cioè se c'hai un'ipertrofia specifica muscolare ce n'è anche una sistemica, cioè quanto l'intero corpo in generale può mettere massa, in generale ovunque essa sia. Quindi dice, se tu alleni meno un distretto, per esempio un distretto che è molto avanti, se tu parti dall'allenarlo veramente poco e lo lasci là dov'è, hai più margine per allenare velocemente altri distretti. Quindi in questo caso magari allenavano meno le gambe, perché di gambe di base facevano squat. Non so Però, se. Ludo, però facci caso, anche vedendo, io ovviamente parlo da ignorante, leggendo le vecchie schede postate sulle varie enciclopedie, tutto quanto, su Arnold e gli altri, comunque le gambe le allenavano, cioè comunque Sì, sì. la doppia split e tutto quanto le allenavano, perché comunque c'era la pressa verticale, lo squat, il front squat, leg extension, le curl, stacco a gambe tese, altri tipi di stacchi, comunque le allenavano. Secondo me è anche una questione genetica, perché fateci caso, se voi vedete i vari Arnold, ma anche Mike Katz, gli altri, o Frank Zane, erano comunque atleti longilinei. Cioè, così come sono oggi, secondo me, molti atleti con una forma non ampia del quadricipite, loro, se ci pensate, osservando i vari campioni, non avevano queste gran genetiche di stondatura del quadricipite all'epoca. Erano tutti con questo quadricipite lungo e affusolato. E secondo me quello anche è una caratteristica più genetica. Secondo me non dipende tanto dal discorso allenamento, perché comunque Arnold quando squattava, squattava. Sì, Cioè, sì. o anche altri, comunque, secondo me non è una. Non penso che Arnold o altri cazzeggiassero quando facevano gambe No, rispetto al petto di braccio. sicuro Secondo. sarà stato anche un caso, come dice Giuseppe, magari appunto una Facci capire la forma. solidità, ecco, di tipologie simili, strutturali, perché per esempio un Platz Sì. indubbiamente aveva dei quadricipiti, dei Forma. femorali predominanti, Esatto. però. Proprio per questo motivo allenava più pesantemente l'upper. Sì. Esatto, per compensare, vedi? Quindi sicuramente sarà stato, ecco, una casualità del tempo, anche perché chi è che arrivava all'Olimpia? Erano pochissimi i tempi. Esatto.
Quindi ai tempi chi si applicava a una disciplina del genere erano veramente pochi, si allenavano quasi nascosto ai tempi. Quindi. Vero. Ma Secondo me infatti, guarda. anche io l'idea che ci ho avuto è che è anche un discorso di carenza di macchinari, perché ad esempio su Pumping Iron di gambe si vede prevalentemente lo squat, sicuramente facevano qualcosa, però quando hanno iniziato a fare delle presse un po' più solide, ben strutturate, un hack squat, eccetera, secondo me là c'è avuto. C'è un momento in cui le gambe sono esplose nel bodybuilding, è stato un po' progressivo, però a un certo punto sono proprio esplose. E non so, forse è un canone estetico. Ma Ludo, sai cosa? Alla fine i quadricipiti, ti dico, per me, come ho detto prima, era più una questione di. Perché il Tom Platz faceva squat, le gambe sono esplose, cioè, secondo me non era il quadricipite, era più il gluteo femorale, se ci pensi, perché anche Tom Platz, famoso per i quad, il femorale non c'era, cioè di schiena posava gambe a terra. Quindi è proprio, secondo me, un discorso del. Come oggi, non so, danno più enfasi al culo rigato, se tu da bodybuilder non hai le righe sul culo, tu non vali nulla. All'epoca, probabilmente, anche parlando, sai, con i giudici, che hanno il feedback, nessun giudice dava attenzione ai glutei femorali e di conseguenza gli Sì. atleti può darsi che accosciavano, ma a parte il leg curl, perché io ti giuro, ora che ci penso, io non ho mai visto foto o video di quell'epoca lì, anche in bianco e nero, di gente che faceva stacco a gambe semitese o stacco rumeno. Io vedevo il leg curl per il femorale, non ho mai visto altro. Per i quad, leg extension, CC squat. Hawk squat col bilanciere dietro le caviglie, comunque le accorciate c'erano, quindi se ci pensi, secondo me è una questione proprio di generazione e di importanza non data al gluteo femorale, ma i quad fondamentalmente, gli atleti con i quad forti c'erano, fondamentalmente. Era proprio una cosa genetica, perché di sfondature esterne, probabilmente in quell'epoca lì, gli atleti con quel tipo di quad ce n'erano pochi, almeno secondo me dipende da questo, ma i Sì. femorali, i glutei lisci. Là era molto interessante come fenomeno, perché era come per dire, come se i giudici avessero detto, ragazzi, evitate proprio gli anni perché a me non mi frega niente. Sì, È come se in sì, sì. schiena loro sapevano che contava la schiena, le braccia e il polpaccio, perché il polpaccio lo puntavano tutti quanti, della Sì. serie, allora perché non dire anche il femorale strizzi il culo? Certo. Proprio, è secondo me una cosa proprio di cultura dell'epoca. E allora ascoltate, anni invece 80 con Lianey. Allora, aspetta che condivido lo schermo così facciamo qualche riflessione. Che è stato sostanzialmente ha un po' scaldato il terreno per Dorian, no? Sì, Allora, il cambio di guardia, vero e esatto. proprio. Dove sto? Mi sto intippando con i due schermi che cerco di condividere male. Allora, eccoci qua. Questo lo condivido e questo a voi. Ok, eccoci. Allora, commenti. Ecco, infatti, qua con Dorian. E qua iniziano ad esserci più masse. Secondo me, Coanei. È finito l'epoca in cui un minimo di estetica era considerata. Con lui è finita. Cioè, Coani, secondo me, il bodybuilding ha raggiunto l'apice di quello che poteva raggiungere, secondo me, cioè un connubio di masse, tiraggi e estetica veramente incredibili. Con Dorian, secondo me, già con la prominenza addominale, la predominanza Sì. della massa pura sulle forme, le proporzioni lì, l'estetica è andata. Infatti, nei tempi da Dorian in poi, atleti estetici non hanno mai vinto. Contro almeno un Dorian con Lianey è stato secondo me il top, anche se a me Aney obiettivamente non è mai piaciuto come atleta, dirò un'eresia, però non mi ha mai trasmesso più di tanto, però riconosco che era comunque estetico, fatto bene grosso, perché era veramente sul palco gigantesco. Da lì Sì. in poi però l'estetica si è un po' persa, almeno questo è quello che penso. Le E masse comunque queste. ha Dimmi, portato Ale. anche una condizione che era, diciamo, proprio uno step superiore per quanto riguarda la condizione. Sì. Già quelle striature sparse e anche a livello di glutei già si intravedeva qualcosina. Certo. Quindi già, E ecco, una poi infatti Ale, condizione. quell'anno lì, la Brada, pardon, Gaspari fu il primo a portare le righe sul culo, quindi vedi, già si stava andando ad esasperare, poi gli andarono dietro in molti. Sì. Eccolo. Esatto. Però vedi anche lì un Gaspari che secondo me delle volte andò più condizionato in Labrada perché sapeva di non avere quella struttura lì, comunque lì vedi la condizione, la massa, lo spessore muscolare non ebbero mai la meglio sull'estetica, Sì. perché comunque
un Haney che comunque non aveva il gluteo di un Labrada, rigato come Labrada, però l'ha sempre prevalso perché era un X-frame incredibile, vacuum, master, ha tanta roba, cioè lì capisci che è comunque l'estetica, lo shape è tutto a contare, ovviamente condito da massa e tiraggi, ma un Gaspari che comunque era infelice come struttura, pur puntando sulla condizione di tutto quanto, non ha mai spuntata, ecco, Sì, da quel sì, punto di sì, vista. sì, sì. Paradossalmente, guarda, se un Gaspari avesse gareggiato qualche anno dopo, forse avrebbe avuto più chance di vincere, secondo me, Sì. paradossalmente, Sì. perché lì forse lo spessore e il tiraggio andavano sempre per la maggiore, però qua Haney non c'era storia. No, assolutamente. Ok, quindi altro step successivo e poi passiamo a Dorian. Allora. Pensieri riguardo a Dorian intanto? Per me è il numero uno come approccio, Io da sfigato di genetica l'ho sempre amato alla follia. È partito dal nulla, senza che, però con una testa e un qualcosa di oltre i limiti che gli altri non avevano. Cioè, a me mi ha sempre affascinato Dorian perché lui restava sempre all'oscuro di tutti. Infatti, venne ribattezzato comunque di Shadow. E quando gareggiava li metteva dietro tutti, vedevi tutti Ecco. questi della Gold Gym che si facevano i video sbracciati, lui era sempre in tuta, poi sul palco erano cazzi, ma non li vedeva proprio. Quindi mi ha sempre affascinato come personaggio e come etica d'allenamento. Io condivido molto le Viduti come approccio, cioè mi piace molto quel tipo di approccio, alta intensità, basso volume. Sì. Poi vabbè, parlo atleta natural, mi sono sempre trovato meglio obiettivamente, ovviamente va dosato molto molto perché poi diventa veramente pesante, però mi è sempre piaciuto più come approccio e come etica. A parte che io sarò l'unico terrone che odia il caldo, io amo proprio l'Inghilterra, il freddo, la pioggia, cioè se mi devo allenare, Vieni qua, quindi io Giuseppe. sì, ma sai cosa? Ma anche in America, io amo New York, amo la Bel Francis, amo le felpe con i cappucci, io odio tutto ciò che è la Gold Gym, il sole, Arnold mi stava sul cazzo, io lo odiavo profondamente, quindi io amo Menzer, cioè per dirti, tu parli con uno che odia le canotte e non farsi vedere, quindi tutto quello che è oscuro, quindi Dorian Yates, Mike Metzger, io lo sposo alla grande, cioè io odio ciò che è marketing, ciò che è commerciale, Sì. quindi a me quelli forti, la Juve mi sta sul cazzo perché vince sempre, a me quelli forti mi sta sul cazzo, quindi Ecco, vedi qua. da quel punto di vista. La differenza infatti che coglie è proprio femorale e gluteo, il tiraggio in generale, però vedi, il polpaccio era a livello di sviluppo c'era. E poi ovviamente le masse in generale sull'upper, però la grande differenza è proprio questo blocco che qua non c'è, qua è piatto. Eccone qua un'altra, sempre qua. Però ecco, Ragionevole. vedi, si perde questa estetica. Si Sì, la perde. linea. E lì ti dico, Dorian era anche estetico, cioè non Sì. Sì. parliamo degli anni in cui si è un po' rovinato un po' le viscere, là era ancora comunque bello, è semplicemente gigante, cioè, quindi chissà. Ma sai, vedi, la cosa che secondo me poi accomuna tutte queste epoche diverse è comunque le varie ingiustizie che sono state fatte in questo sport, sempre colpa dei giudici, perché vedi, un Dorian per esempio ha vinto diverse volte contro uno Sean Ray o altri, secondo me non meritando, come Arnold vinse quando ritornò, che fu uno scandalo, come Columbu vinse con Platz, che secondo me era primo, e quindi vedi, ci sono tutte queste ingiustizie un po' che hanno caratterizzato comunque tutte le epoche fino a oggi. Se penso che i ragazzi oggi si lamentano dei piazzamenti, ragazzi, vedete i tempi di Arnold che si devono incazzare ancora di più, cioè ogni mondo è paese, cioè voglio spiegare, miseria. E allora, per quanto la cosa che comunque un po' tutti quanti dicono è che con Dorian è esploso questa cosa dell'heavy duty, in realtà è esplosa grazie a Dorian. Quindi da che comunque fino agli anni 80 si lavorava molto su, cioè iniziava a parlarsi di heavy duty, però di base si lavorava con un alto volume. Con Dorian è esploso l'heavy duty. E l'impatto che dice che ha avuto proprio sul frequentatore medio di palestre, negli anni 90 dice la gente è iniziata a crescere veramente tanto. Cioè, con l'arrivo di Dorian, con l'arrivo della moda dell'heavy duty, vedi che proprio il frequentatore medio nelle palestre ha iniziato a lievitare, ha iniziato a crescere. E dice che è una cosa che non è avvenuta, per esempio, con Coleman, col ritorno al volume, eccetera. In realtà là c'è stato il grande boom del frequentatore medio. Perché hanno iniziato, secondo me, anche a ragionare che c'erano dei sistemi alternativi, no? E a sperimentare qualcosa di totalmente diverso. Però è anche vero che Dorian i primi anni si costruì con l'alto volume. Sì?
poi I primi sì. anni, sì. Questa è una... Ho letto la cosa parecchi anni fa, perché ti rendo conto che io sono un sostenitore delle videoti. Quindi io So. tuttora lo utilizzo, lo faccio utilizzare a chi mentalmente può, perché è una questione prettamente mentale. Ho tutto sulle videoti, le varie Menzer, Arthur Jones, tutto. Originariamente, Donny Yates si costruì i primi anni, li fece in alto volume. E dopo, secondo me, capì col tempo che un'elevata intensità e una super compensazione adeguata avrebbe portato più giovamento. Sicuramente su di lui la cosa ha funzionato alla grande. Assolutamente. A Però diciamo che ha potuto differenza, combinare tutte e due le strade. sì. A differenza, come dicevi tu, Ludo, sulle tecniche di Coleman, dove puntava a questi volumi, a questa frequenza esagerata, volumi esagerati, intensità, ma sicuramente un Coleman poteva sostenere tutto questo e non l'atleta Esatto. di medio alto livello, perché qui si parla, beh, Coleman è extraterrestre, non è un atleta, quindi cioè, su quello non ci piove. Esatto, assolutamente. E il discorso è che non credo che ci sia neanche stato un cambiamento eccessivo, diciamo a livello chimico nei primi anni 90, un qualcosa estraneo. Io da quel che so, io sono nato nel 92, però da quel che so c'è stato più che altro verso il 2000 e nei primi anni 2000 c'è stata la grande sperimentazione in cui si sono iniziati a provare 70.000 farmaci, eccetera. Quindi là è veramente un discorso di allenamento che ha portato un bel cambiamento a livello di masse. Sì, Sì, sì. perché anche fateci caso, all'epoca di Schwarzenegger, anche lì, elevatissimo volume, ma chi cresceva, quelli che geneticamente erano come lui. Cioè, se tu vedi anche Pumping Iron, non c'era lo sfigatello secco che faceva il lat machine dietro, ma era così. Cioè, là o eri molto grosso all'epoca, o il fisicone ce l'avevi. Invece con Dorian, secondo me, un basso volume, come ha detto anche Ale, mentalmente dovevi esserci, eh. Però mi metto nei panni anche di un fisico medio-basso a livello di livello. Se riusciva a livello mentale a spingere con poco volume, forse potevi reggere di più. E ecco perché là, secondo me, il frequentatore medio ha iniziato a migliorare il fisico. Ovvio che poi là sono due strade completamente opposte: o alto volume o alta intensità. Le videoti, se non lo fai bene, non serve a niente. Cioè, io ho visto quelle volte in cui, comunque, sai, anche con Trapani mi faceva fare le videoti. Non so, per vari motivi, sai, di lavoro o stanchezza, non riuscivo a o spingevo, ingrassavo come una bestia. Cioè, Sì. lui mi ha sempre detto: dati di giù, o spingi o ingrassi, perché cioè, il volume è talmente basso che devi, cioè, quando investi nelle videoti, devi investirci veramente tempo in allenamento, devi essere in grado di farlo, altrimenti è altro motivo per il quale molti preparatori attuali danno delle schede ad altissimo volume. Perché? Perché sanno che i loro atleti non si sanno allenare, non sono in grado di ottimizzarlo, quindi nel dubbio li bombardano più volume e farmaci, così alla più cazzo almeno, tra virgolette, muovono un po' i muscoli, perché se Fresco. uno ti dà sei Vero. serie per il petto e tu non sei altamente avanzato ad ottimizzarli con le videoti, cosa cazzo fai? Ingrassi come una foca, anzi vai proprio a farti del male. Quindi secondo me è anche una scelta in quel senso lì, ecco. Sai, la videoti c'ha anche tante sfaccettature, questo è un discorso che poi quando ti addentri c'hai modo di... Perché un conto è dire la videoti a monoserie oppure due serie allenanti, un conto già parli del DC Training dove c'è il Respose e poi la Widowmaker, eccetera. E, ci sono tante sfumature in realtà che puoi andare ad utilizzare. Adesso vedo che si utilizza molto un compromesso, soprattutto qua in UK, in cui si ricerca la massima intensità. Però si ricerca comunque di avere un volume un minimo elevato. Stiamo parlando sempre di 9 serie allenanti per gruppo all'interno dell'allenamento, cioè un allenamento gambe a 9 serie effettive. Però Sì, è comunque molto ecco. tipo del crap, diciamo. Sì, un po' più voluminoso, diciamo. Okay. Beh, c'è Ma un po'. infatti, guarda, anche parlando con Andrulli, che è stato allenato da Dorian Yates, lui l'ha detto Esatto. la sua podcast, che ha reso un metodo ibrido, cioè lui adesso che si trova Esatto. la prima usa i primi esercizi di spinta pesanti e di duty, e poi mette una componente di sarcoplasmatico perché, per andare un attimino su altre componenti, perché anche a livello neurale, ragazzi, devi duty fare un anno così, io sfido chiunque, dopo un po' No, molli, sei o ti tolto. fai male, E come fai? a livello articolare
praticamente ti riduci poi come Robocop, quindi, penso, Esatto. quindi... Sì. Ma Ma io, guarda, anzi, ragazzi. ho fatto questo off-season in lockdown in cui mi sono allenato. E anche l'anno scorso, in realtà, ho fatto un bel periodo in cui mi sono allenato non in heavy duty, però comunque altissima intensità, basso volume. E i carichi salgono in maniera sovrumana inizialmente, cioè proprio inizia ad avere dei guadagni che sono mostruosi. L'unico discorso è che poi a un certo punto inizi a patire veramente, nel senso che ogni serie è una botta sempre più pesante, perché ovviamente carichi sempre di più, quindi a un certo punto ogni singola serie inizia a patirla tanto. E ti dico, mentre la scorsa off-season ancora io avevo fatto un anno e mezzo tutto allenandomi così, questo off-season ho dovuto interrompere più volte perché mi cuocevo in pochissimo tempo, perché ormai i carichi erano elevati, quindi 6 settimane, 8 settimane ero già cotto. E per cui in realtà, sai, bisogna trovare anche in questo caso un ibrido. Ad esempio, Gabriele Andrioli diceva proprio che faceva, mi sembra, 5 esercizi per distretto e faceva 1 o 2 serie per distretto, per esercizio, quindi stiamo parlando sempre, ecco, di 10 serie allenanti. Quello un po' più alto rispetto alla monoserie. Però sì, diciamo che il concetto di intensità là ha assunto una nuova immagine, si è dato a dare un po' più di importanza e sicuramente ha fatto No, ma quindi bene. per forza di caso, Penso che sia anche parlando qua. tu. Scusa, scusa. No, Niente, scusa te. No, dicevo, penso dimmi. che sia anche da adattare giorno per giorno. Perché il focus che magari hai oggi, sebbene che non può essere quello che magari avrai fra 5 giorni, io personalmente seguo sempre un filone, ovvero faccio una programmazione e poi lì la vado a variare, specialmente sul volume, non tanto sull'intensità, ma sul volume. Perché ci sono i giorni dove percepisco di dover spingere di più, di aumentarlo il volume. Anche se comunque sono amante comunque dell'alta intensità, quindi andare a fare per un gruppo muscolare 20, 30, 40 serie per me è una cosa difficile. La inserisco nelle mie programmazioni annualmente una fase, ma proprio per dare poi uno shock tornando al basso volume e all'alta intensità. Poi, Certo. sostanzialmente è quello, è il cambio di rotta. Assolutamente. E allora, passiamo dopo Yates a Coleman. Lì. Che abbiamo da dire qua? Perché poi nei primi anni Coleman, ti dico, a me mi garbava molto, soprattutto il primo anno, L'avete poi da lì in visto poi il documentario su Coleman? sì, Sì. ma che bello. Allora, aspetta. Sta su Netflix, se non sbaglio ce l'ha ancora. Sì. Ok. Aspetta, Io fammi l'ho visto la scrivere. prima volta mentre stavo per lì negli Stati Uniti, quando ero lì. Ecco. E sì, ti descrive un po' tutta la storia e è affascinante, no? Che all'inizio comunque era non riusciva ad emergere. Sì, perché lui poi divenne pro a quanti? 18 anni? Sì, Vincendo campionati del subito, mondo. professionista subito. Se pensi, i primi anni era messo dietro sempre la gente che poi lui ha asfaltato, quindi comunque non è che era brutto i primi anni, era semplicemente acerbo ancora. Sì. Lui ci ha avuto diversi exploit. E qual era l'anno che ha fatto il grande cambiamento nel 99-2000? 2003 cos'era? No, 2002-2003, 2003 credo. era gigante, vedi quel costume viola, esatto, lì era Sì. gigantesco. Eccola. Qual è questa? Questa? Questa No, non ho quella. No. è 99-2003. Ah, c'è questa. 98-99-2003. Secondo me, guarda, lui nel 2001-2002 rischiò forte perché nel 2001 vinse, se non sbaglio, con Cutler secondo. Correggetemi perché con le date faccio fatica. Sì. Dove Cutler era secondo era forte, secondo me la meritava. Nel 2002 era grasso e poi nel 2003, pieno di critiche, tornò e fece veramente la storia. Allora, aspetta, vedo se trovo i contender. Sì, comunque Cutler e LeBron. Esatto. Ma LeBron, guarda, l'hanno sempre Ecco. dipinto come... Guarda, LeBron non aveva schiena.
E poi le gambe le ha avute piccole nella maggior parte della carriera. Cioè, secondo me lui non ha mai rappresentato una minaccia reale, LeBron. Cuffer era sempre lì. LeBron, secondo me, a parte i primi anni dove aveva le gambe a posto, poi ha perso veramente tanto. Già se lo vedi qui, no. Sì. Fammelo prendere. Qua è estetico, bello. Sì, ma infatti LeBron quando passò pro, vedi, aveva le gambe belle rotonde, la schiena è sempre stata Sì. secondo me il suo punto carente, la schiena lui è sempre stato un attimino, non mi è mai Liscia. piaciuto, ma proprio nelle pose di schiena, nel tre quarti era molto bello, tre quarti di schiena, se vedi di back, double biceps, la spread, la perdeva tanto. Sulle frontali lì era nettamente superiore Ma la sì, eh. compressione, però Cos'è, le laterali non aveva quella sfondatura, qua era ampio Sì, nella doppio bicipite, perdeva molto, più che altro rispetto agli avversari che aveva, ovviamente, cioè, non è che faceva cagare, però rispetto agli avversari che avevano delle conformazioni diverse. qua non si chiude. Vedi? No, ma lui era proprio così, appunto, di schiena secondo me sì, poteva buttare i gomiti avanti un attimino, aprirsi, ma lui posava sempre così di schiena. Ma anche adesso, come è tornato, sei all'Olimpia, posava sempre scapola chiusa di schiena. Vedi, qua posava meglio, però comunque aveva l'attaccatura un po' alta, particolare lui, lui. Aveva un gran carisma sul palco, però il carisma fino a un certo punto, perché poi ti becchi Coleman in quella condizione lì, ragazzi, non Ti c'è passa anche niente. il carisma. Ah, non ce E sale la depressione, certo. n'è. Madonna, ma il gluteo, Coleman fa paura. Sì, no, no, fa veramente, veramente impressione qua. Ecco, qua con Flex Fa una Wheeler. categoria a parte, Colana. Sì, no, totalmente un'altra specie. Per quanto io dico un'eresia, però esteticamente a me Coleman non piace. Non ha mai No, vabbè, ma detto, ovvio. cioè, è apprezzabile le masse, il tiraggio, però l'addome, ma anche l'estetica, cioè qua un Flex Wheeler è infinitamente più bello. Oggettivamente non può essere, dire, armonico come un Flex Wheeler, come uno Sean Ray, sicuramente. Però quel mix di masse, di inserzioni, di densità, e quelli li ha avuti lui, e credo sia difficile vengano superati così Certo. facilmente. Chissà quando, se saranno superati, non lo so, ho i miei dubbi. Ma poi sai cosa, Ale? Comunque, io faccio sempre il paragone con un Big Remy. Cioè, Remy comunque, adesso dico io un'eresia. Non è brutto, cioè non è che dici è grasso, cioè è largo il giro di vita, c'ha la pancia. Lui rispetto alle dimensioni, comunque c'è lo shape. C'è anche Coleman, comunque lo shape ce l'aveva. Poi negli anni, ecco, non vedere sta foto dove a sinistra vedi spanza, però comunque lo shape ce l'aveva. Quindi comunque a parità di dimensioni, Coleman li metteva dietro tutti. Aveva talmente tanta roba che gli altri, pur belli e tutto, ma ragazzi, erano veramente tanti chili di differenza. Ma poi, sai, anche un Wheeler si girava di schiena, perdeva tanto. Il gluteo femorale è sempre stato liccio. Cioè, Coleman quando si girava era quel gluteo che si apriva a ventaglio che era imbattibile. Non potevi non metterlo primo, per non parlare della schiena. Ma poi c'è cosa? Secondo me poi sono dei muscoli. Cioè l'effetto, sai quegli atleti che gli dici, questo qua è un effetto wow. Ci sono quegli atleti che può darsi che hanno delle carenze strutturali come un polpaccio, un braccio piccolo, che hanno delle caratteristiche muscolari talmente evidenti che fanno surclassare tutto il resto. Ma esempio stupido, parlando di un Presti che saluto, se ne parlava l'altra volta nella diretta. C'è un Presti che tutti l'hanno accusato per il discorso dei quadricipiti non ampissimi nelle pose frontali, era talmente in condizione, talmente valido nel back inside, che in frontale delle gambe non se ne sono cagate nessuno. E comunque erano più piccoli degli altri. Ma capito, cioè, della serie c'era sul pezzo, fisicamente c'era. E quindi, sai, ci sono delle cose che passano in secondo piano perché ci sono delle altre che attirano talmente tanto l'attenzione. Coleman, secondo me, l'addome di Coleman non se lo ricorda nessuno perché faceva cagare come forma, come gonfiore, ma era talmente stratosferico il resto. Come Cutler, quando tornò l'anno che si riprese il titolo contro Dexter Jackson, era comunque tarchiato. È sempre stato un atleta non estetico. Sì, ma la posa di Cutler che contrae la gamba prima della Mos Maschera, ne vogliamo parlare. Cioè, Fa quella è paura. storica, sì.
Cioè, capito? Era talmente tanta roba che lì non c'è Warren, non c'è Dexter, qua, cioè, è largo di girovita, ma chi se ne frega? Cioè, è tanta roba, cioè, non lo puoi mettere dietro così, capito? Vedi? Sì, è E vero. purtroppo i giudici, sai, ecco perché io dico, raga, un conto è vedere una foto, un conto è vedere le gare, perché può darsi che tu, da giudice, ti trasmette una cosa, parte proprio un'emozione, ti drizza il pelo sull'avambraccio, dici, cazzo, ma questo qui che è? Cioè, eppure se è largo di girovita, che te frega? Ma come le bikini, ragazzi, stessa cosa. Cioè, sono delle bikini morbide che sono talmente fighe che tu dici, ok, bella mia, puoi essere anche un po' lisciotta, ma sei figa prima. Cosa ti vuoi dire? Cioè, ti ha trasmesso quella cosa. Poi che a casa dicono, ma guarda, è liscia. Sì, ma tu non stavi seduto in giuria. Guardati la gara, devi vedere comunque l'atteggiamento. Poi là parliamo di carisma, posing, però... delle volte il bodybuilding non è valutazione oggettiva del fisico, cioè perché sul palco c'è un essere umano che trasmette e quindi il giudice è giusto che secondo me si lasciano coinvolgere fondamentalmente. Ma io una cosa che vi chiedo è, Cutler si è fatto un po' di secondi posti con Coleman e si è fatto un secondo posto con Dexter Jackson e ha vinto due Olimpia, quattro Olimpia. Tra Coleman e Cutler c'è stato un passo indietro, secondo voi? Se Uno, se paragoni il miglior Coleman al miglior Cutler, sicuramente. Sia Ma estetico no, e tutto. oggigiorno c'è, diciamo, si è fatto un passo indietro, secondo me. Dite Ma che parlo sempre Coleman è sulla l'apice? condizione. Coleman è l'apice, dite? Sì. Secondo me il miglior Coleman adesso Rami lo mette dietro, secondo me. Cioè, non si raggiungerà mai più un livello come Coleman. Cioè, se tu becchi un Coleman nel 2003, che comunque non era estetico, era giga, inumano, oggigiorno non puoi metterlo dietro un Coleman nel 2003. Non ne vedremo mai più una cosa del genere. A livello di testa, ti dico, vedi, da Coleman a Cutler, a livello di testa non c'è stata una regressione, perché Cutler, secondo me, non aveva i mezzi genetici di Coleman, però Cutler, secondo me, è stato il miglior ambasciatore del bodybuilding nel mondo, per come Vero. vive quello sport, per quello che trasmette. Quindi io, infatti, i miei preferiti in assoluto sono Yates e Cutler, perché sono partiti non predisposti, ma con la testa e con l'etica del lavoro. Io apprezzo molto la gente che lavora pesante e io ho Cutler un profondo rispetto, forse più di Coleman. Coleman lo amo alla follia perché vederlo in stampelle che si allena nonostante tutto per fare cardio ogni giorno, guarda che lui lo dice nell'intervista, ha detto non ripudia gli allenamenti che l'hanno messo sulla sedia, ma continua a allenarsi perché per lui è come un rito, cioè lui ama allenarsi, ragazzi. Cosa gli vuoi dire a quell'uomo lì? Cioè, può piacere o meno, però ragazzi, trovatemi adesso un atleta oggigiorno che continua a allenarsi dopo tot interventi alla schiena, io ti bacio in bocca. Cioè, nel senso, non puoi non amare quei personaggi là, capito? È assurdo. Ecco perché anche Cutler, forse di fisico una regressione, ma non aveva quei mezzi genetici. E comunque consideriamo che Cutler, quando è tornato contro Dexter, si è preso il titolo di nuovo, è un fisico, secondo me, ha raggiunto il suo apice genetico, non ce Sì. n'era. Ma qual è Quindi stato il vostro primo Mister Olimpia da quando avete iniziato a seguire? Proprio l'atleta? A vederlo dal pubblico, Sì, insomma, quando avete iniziato a seguire l'Olimpia, qual era l'attuale vincitore? nel mio caso, Arrivato. Yates. Yates. Quindi sei visto A tutto il me passaggio Yates-Coleman, ti sei vissuto. sì. Ma io sono cresciuto con l'era di Yates, Nasser Somebody, Sean Ray. Cioè, per me. Cioè io quando identificavo i builder, per me era quello. Eh sì. Cioè ricordo io da ragazzino andavo in edicola, compravo Flex e sembravo, quando lo compravo, sembravo una via di mezzo fra un maniaco sessuale, non so, e un ladro, perché lo compravo senza farmi vedere, perché chissà cosa pensa. Cioè sfogliavo quella rivista, mi catapultavo, mi immaginavo quello che potessero passare loro lì nei vari Los Angeles, New York, sparsi per l'America. Era una cosa bellissima, cosa purtroppo che non si percepisce più oggi. Vuoi per l'eccessivo uso dei social magari. Prima ci devi aspettare 1 o 2 mesi per avere la rivista.
E aspettavi, io mi ricordo, andavo lì ogni volta per una settimana, andavo giorno per giorno, arrivata, arrivata, arrivata. Flex, Iron Man, Muscle Mag. Invece oggi è quasi tutto più scontato. Ma poi Ale, ti caso prima su queste riviste tipo Flex, c'erano varie rubriche dei campioni che ti raccontavano se la giornata, il servizio fotografico che si facevano i viaggi, ti raccontavano proprio in un lo vivevi. Cioè adesso, a parte che Flex non c'è più e tutto quanto, però i ragazzi oggi non capiscono, cioè con i social veramente hanno rovinato un po' tutto. Io all'epoca mi ricordo, andavo in palestra, che c'era l'unica palestra, che io sono di San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia, c'era sto tipo che gareggiava, che era l'unico che aveva Flex in tutto il paese. Io stavo tipo 2 ore lì che mi mettevo seduto solo per vedermi Flex. Una volta me li rubavo, cioè per dirti. Quindi... Però Flex era bello. Io penso che ho iniziato a vederlo invece proprio la prima gara di bodybuilding, in cui il 2001, con la vittoria di Cutler contro Chris Cormier. Mi ricordo il line-up, ecco, da lì capii cosa mi piaceva del bodybuilding e cosa no, perché mi ricordo un Cutler mostruoso, quella gara lì fece... Mi ricordo ancora costume celeste, secondo Chris Cormier, che era mostruosamente bello con le treccine. Però non vinse. A me piaceva però Chris Cormier, non un Jake Cutler, che era... Ma io dissi, che cazzo di muscoli c'è questo qui? C'è una cosa incredibile. E poi mi ricordo quell'anno lì c'era un line-up all'Arnold che era bellissimo, perché c'era comunque Kevin LeBron, Dexter Jackson, Lee Priest con i capelli bianchi tirati indietro all'apice, c'era Amanda Aylar che aveva i migliori addominali del mondo, cioè c'erano veramente un line-up mostruoso. E poi fu l'anno in cui Coleman... Poi Cutler non fece l'Olimpia quell'anno lì, mi ricordo, e vinse Coleman, che era grasso, quando Schlienkamp fece quinto, che ci fu i fischi, la bordata dei fischi. Sì. Però quell'anno lì ci fu proprio capì lì quello che volevo da bodybuilding, che era più l'estetica. Perché vedi, sto Coleman primo, secondo Cormier, non capivo perché cazzo Cormier così bello tirato, forse l'unica volta perché beveva, noto festaiolo. Però quell'anno lì andò in straforma, bellissimo, e fu messo secondo. Io dici, ok, bodybuilding è una gara di sviluppo di muscoli. Cioè, capito? Ecco, tornando al discorso di prima, Ale, con i classic, il bodybuilder deve essere grosso, ma deve essere strabordante. Uno come Coleman contro uno estetico vince Coleman, cioè non ce n'è per nessuno. Certo. Quindi, sai, anche lì, oggigiorno sono queste diatribe sull'estetica. Ci sono dei gusti, però raga, secondo me bodybuilding è chi ha più muscoli, ovviamente portati il più possibile bene sulla struttura e tirato il più possibile, ma se hai tanti muscoli è difficile che ti mettano dietro, o almeno che non ti piacciono. Perché se sei bello rischi forte, secondo Sì. me. Da qui si ricollega il discorso che facevamo prima delle categorie. Certo. Un classic che fa categoria e viceversa, c'è qualcosa che stona. Sì, deve capire cosa vuole nella vita. Se l'ha o Ma uno, o sei carne o pesce, cioè è veramente difficile ottimizzare. addirittura vedo Men Physique che fanno anche i classic physique. Sì, ma quello è un classico. Ma Ale, ti volevo fare questa domanda. Come è cambiato l'approccio all'allenamento con il periodo di Coleman, da Yates a Coleman? Un po' ti parlo del frequentatore medio in palestra. Vabbè, allora partiamo dal presupposto che, come parlavamo prima, su Flex si cercava di andare a riprodurre tutto ciò che facevano i professionisti. E ti lascio immaginare andare a fare la scheda di allenamento di Coleman, doppio split, 6 giorni su 7, mattina e sera, voglio dire, c'era il catabolismo, voglio dire, se riuscivi a stare in piedi una settimana era già tanto. E tutti noi abbiamo provato ad eseguire l'allenamento di Coleman, di Cutler. Una volta ne ho letto un assurdo, forse di Mike Matarazzo, comunque cose dell'altro mondo. Discorso, credo che poi, una volta che uno andava a provare questi allenamenti, capiva pure che erano cose per altre, cioè, costruite su persone diverse dalla media. Quindi secondo me si provava una o due volte, ma poi si ritornava, diciamo, a ciò che si faceva normalmente in palestra, senza andare a cercare chissà quale schede magiche, perché obiettivamente non si potevano sostenere quei volumi di lavoro.
E c'erano, io vedevo programmazioni pettorali, 6-8 serie di panca piana, poi 6-8 serie di panca alta, e poi croci piane, e poi croci alte, e poi croci cavi. Cioè, non... sono anche delle programmazioni, voglio dire, che lasciano il tempo che trovano per la persona, per l'utente medio, per l'atleta medio. Diciamo, salute, proprio atleta. Quello Certo. sì. Forse è più logico andare a provare una programmazione di uno Yates, quello sì. E ci credo che chi è sovrallenato o giù di lì passa a fare 3, 4, 5 settimane di video necessariamente deve migliorare, non c'è dubbio. E sono sicuro che tutti quelli che provano a fare video neanche riescono a portarlo a compimento per come debba essere portato, quindi Assolutamente. E invece l'alimentazione? Perché anche quello è da Arnold si è posta sempre più importanza, no? E in particolare dal periodo di Yates. ma a livello alimentare, io veramente ho visto un evolversi, allora, dal punto di vista dei supplementi lasciamo stare, perché lì proprio la scienza applicata, e lo sappiamo con le varie aziende in cui siamo in contatto, lì ci sono presenti ricerche giorno dopo giorno, quindi lì neanche a parlarne. Dal punto di vista alimentare sicuramente c'è stato un maggior utilizzo dei carboidrati andando avanti negli anni, perché ai tempi si demonizzavano i grassi carboidrati, ma i grassi ma i carboidrati, andai avanti a proteine, quindi voglio dire, non so fino a che punto. Invece ho visto proprio un evolversi proprio sull'utilizzo dei carboidrati e delle varie fonti, anche a livello di supplementi. Prima non esisteva utilizzare carboidrati liquidi. In forma liquida, assolutamente, dovevi mangiarli. Oggigiorno, io in primis, non dico al 50%, ma quasi utilizzo comunque fonti liquide in polvere di carboidrati. Quindi, sicuramente lì c'è stato un grosso cambiamento. E oggi si tende a tenere una percentuale di grasso molto più bassa rispetto ai tempi, perché parliamoci chiaro. In off-season 20 anni fa tutti eravamo grassi, ma grassi come una foca monaca, no? 8 di ombelicale, 10 di ombelicale, cioè grassi, grassi proprio. Ma io ero il primo, perché da ragazzino, quando mi misi a girare qui nell'Interland catanese per cercare qualcuno che mi orientasse, riuscisse a portarmi, cioè a darmi qualche consiglio. Era quello, allenati tanto, quindi almeno 2 ore e mezza al giorno, e lì c'erano le 20, le 30 serie almeno, e poi io mangiavo di tutto. Di tutto, ma sbagliando, sbagliando, quindi digestione pessima. E vabbè, lasciamo stare perché ogni tanto mi dovevo assentare se stavo in compagnia di qualcuno perché a livello intestinale non è che sia che c'era un po' di turbolenza, quindi, ma era normale, mangiavi 6.000 calorie senza alcun criterio. Oggi questo non esiste più, fortunatamente. Poi Ale a Catania 6.000 calorie come scendono giù facili, eh? Ma lì già mangi 4 arancine e 2 granite, voglio dire, è facile. Quindi, Ok, allora passiamo agli anni 2000, cioè più che altro 2010, quindi superiamo i 2000, andiamo al periodo Philite, Generation Iron e l'epoca un po' più contemporanea. Allora, Philite rispetto a Coleman e a Jay Cutler soprattutto. Commenti. Philite guarda. ne ha fatti 7 di Mister Olympia, no? Sì. Credo di sì. Sì. Sette, credo di sì. Ma sai cosa? L'epoca di Heat è un'epoca particolare, cioè da un lato siamo andati un po' più verso l'estetica, perché ovviamente rispetto a un Cutler, a un Coleman, un fisico più dimensionato, soprattutto i primi anni, perché io parlo di Heat non tanto così veri, nei primi anni era molto più estetico, i primi 2 anni.
compreso l'anno in cui non vinse, era bellissimo, a me piaceva moltissimo. Poi ovviamente si è un po' sviscerato e lì ha perso un po', però i primi anni era veramente per me perfetto, Philippe. Poi lì, secondo me, dopo i primi 3 anni di vittorie, lì il bodybuilding è andato a rotoli, allo sfascio. Perché lì proprio vedi la presenza del farmaco, la presenza dell'alterazione sul fisico, cioè la linea lì la perdi. Tu vedi, qui era bellissimo. Cioè qui come fisico è Eccomi qua. buono. Esatto, vedi, c'è proprio questa evoluzione che non sembra buona, ecco. Vado all'11, 12 e 13. Bello. Lì poi vedi l'ultima, è il doppio di girovita, cioè Sì, no. sì, sì. Sì. Qua si è perso. Forse il 2013 è l'anno più bello. 13-14. Sì, più estetico. Sicuramente. Ma a me, sai, lui piaceva molto prima ancora di vincere l'Olimpia, perché lì il primo anno da pro vinse tutto, vinse Colorado Pro, vinse molte gare, era molto estetico. A me piaceva molto quando fece secondo all'Arnold vinto da Kyrene. Lì per me meritava Fit ed era qualcosa di, io ho visto pre-judging, era qualcosa di bellissimo, Fit lì. Poi, ma sai cosa, Fit essendo stretto di clavicola, quando si è riempito così tanto di muscoli, dava l'impressione di non entrarci più muscoli là. Se tu vedi Ludo, la prima foto in alto a sinistra, quando era sul palco, Questa no? Guarda in alto a sinistra dove c'è scritto qua. comunque, quella è emblematica, cioè lì quando è entrato quel giorno lì ho preso paura, lì era qualcosa di mostruoso, lì era bello da paura. Sì, Da sì, sì. lì poi ha perso linea, e perdendo linea lì poi è diventato vulnerabile, infatti poi quell'anno lì vinse Sean Roden, che rappresentò proprio una cosa strana, ritorno proprio a un peso leggero rispetto a un Philippe. Però, ma adesso sai cosa? Sono epoche strane, non c'è più il dominio di uno tipo Coleman che vince soltanto. Siamo in una fase di Infatti, transizione, no? Qua sì, il ma anche periodo c'è stato Durand. anche in Kai. Sì, Kai non mi ha convinto al 100%, però per dirti, come si dice, anche un Rami che molti dicono è intoccabile, resterà per diversi anni, non ne sono sicuro. Perché sto vedendo alcuni dell'est che stanno, questi ragazzi dell'est che stanno venendo fuori che fanno paura. Sì. Cioè, non è che è imbattibile, cioè, Big Remy. Quindi, non c'è un Coleman che dice, ok, questo Dovrebbe qui esserci il ragazzi rientro è di Kekrin, giusto? intoccabile. Non è ancora sicuro, tu hai saputo qualcosa di più chiaro, Ale, perché Si non... Ma vocifera, si vocifera. cavoli, te come Sì, lo si vedi? Perché vocifera. secondo me può far bene, non è... cioè, non sta messo male, eh. Un Kekrin già adesso per le foto che girano sta molto in condizione. Considera che non stava neanche preparandosi con l'acqua, cioè col sangue agli occhi, come si suol dire, quindi Sì, immagina sì, se si mette sì. seriamente. E appunto, per questo Madonna. dico che Green è veramente un soldato. Mi è stato raccontato da Peter Molnar, con cui ho passato una settimana anni fa, una settimana all'insegna di allenamento, storielle, tutte queste belle cose. Mi raccontava che appunto lui si era trasferito da K-Green per forse 3-4 settimane. E mi raccontava quanto fosse veramente soldato e perfezionista in tutto. Cioè lui quando prepara una gara, non dico che la deve vincere perché non lo puoi dire, ma guarda la condizione che ha uno che non deve salire sul palco, o almeno teoricamente, cioè, se stai così. E poi devi gareggiare, cioè se gareggi come diventi mostruoso, cioè Appunto, incredibile. appunto. Quindi, Sì. se già questo ha sta condizione, mancano ancora 3 mesi all'Olimpio. Okay. Quindi. Ma poi cosa, ecco, vedi, sul palco per esempio sono due fisici completamente diversi, lui è Big Remy, però Remy non ha carisma, cioè un Kai Greene sul palco lo asfalta a livello di carisma tutto, quindi anche lì, e parliamo comunque di un fisico che è molto buono, Kai Greene. Io sono curioso di vedere, perché secondo me Kai Greene non è mai andato al top della sua vita, cioè lui ogni anno, soprattutto quando ha cercato di vincere, che l'hanno sempre messo dietro, è sempre andato un po' smunto, ha sempre sbagliato qualcosa nella preparazione, cioè, paradossalmente a me Kai Greene, non so se vi ricordate, ci fu un anno in cui vinse il New York Pro, che tornò dopo, mi sa, un anno di stop, che era gigantesco, che girò su internet quella foto dove c'era lui da una Sì, e parte, Brandon l'altro. Curry, che era la metà, Chi era Brandon Curry l'altro? all'epoca, Ah. Brandon Curry, metti Kai Greene contro versus Brandon Curry. Ecco, la prima foto, là, ecco, quella vittoria lì di Kai Greene per me era molto vicino al suo top di sempre, ed era un New York Pro, Devastante. lì per me.
Lì, raga, lui non è mai andato all'Olimpia così come era in questa foto qua, perché se andava all'Olimpia così come era qua, ragazzi, io la vedevo grigia. Cioè, un Big Ramy, se si becca un Kai Greene in quella condizione lì, non so come finisce. E un'altra ottima condizione sua, se non sbaglio, fu lo stesso anno all'Arnold Classic che E quando vinse. vince, bravo, bravo. Lì, quella era una condizione che avrebbe dovuto portare all'Olimpia. E poi l'Olimpia andò liscio, smunto, Sì, andò sì, sì. spento, strano. E poi fu l'anno in cui mollò Oscar Hardon come preparatore per passare con George Farah, e lì secondo me poi c'è stato un attimino un po' di ridimensionamento, perché da quando ha mollato Oscar con Farah è sempre stato un po' più piccolo, un po' più smunto, non so come definirlo. Con Oscar è sempre stato grosso, prorompente. E qua quell'anno lì faceva paura, guarda che bello. Sì. No, Non senza so dubbio. come va a finire, ragazzi, se lo becca, se... Allora, noi c'è. Allora, vediamo un attimo. Tornando ai tempi più recenti, cioè proprio adesso, la situazione Olimpia è. Ci abbiamo prestiti noi. E adesso c'è il Chicago Pro. Bella gara, bella in app, cavoli. Che c'è Chicago Pro domani? e Domani mi sa. Stan. Sì, questo weekend. Sì, questo weekend. Allora, vediamo un attimo. Eccolo qua. Questa è una bella gara. Abbiamo Rolly che torna, Assam e Shaban. E Challenger. Shaban che ha fatto al Puerto Rico ha fatto secondo perché ha vinto Hakim. E E Assam ha a me fatto piaceva più gli terzo. Hakim. Sì. Quindi ci sono loro due. C'è Hunter, soprattutto. Hunter, ragazzi, è migliorato, eh. Hunter è Tanto, migliorato. parecchio. Sì, Max Charles, è una Figo. bella, bella lineup. E molti dicono che ha vinto di default Rolly. Lo danno vincitore. È tosta. È tosta. È... Poi c'è Tampa. Però quest'anno all'Olimpia veramente rimane qualcuno fuori. Oh, io ti faccio una classifica. Io ti dico Rolly primo, Shaban secondo, terzo Labrada o secondo. Ecco, il secondo se la giocano Labrada e Shaban, quarto Sì. Assam a priori, ma Rolly per me è primo. Cioè, a livello prettamente di massa, ecco. Ovviamente dipende dalla forma, eh. Però la Brada a livello di masse, lo stesso Shaban non possono stare con Rolly. Cioè, Rolly è veramente grosso. Se è Rolly ancora cresciuto, è immenso, grosso. Voglio Rolly, vederli insieme come... l'ultima sua condizione che portò prima del Covid, perché poi si dovette fermare. Era un pizzico, appunto, questo, un pizzico ridimensionato, ma voglio dire, Era duro, duro. Che con lui c'ha... tutti quei muscoli, forse proprio per questo era molto più impressivo, cioè disumano. Si Lui può ha anche avuto il ridimensionare. problema dell'addome, della midsection, che se l'è giocata totalmente. Però sai cosa? Nell'Olimpia, l'ultimo Olimpia che ha fatto Rolly, cioè l'addome era a Era posto, era rientrato, bello, sì. cioè, uno shape bello, eh. A Sì. me di schiena non mi ha mai convinto a livello genetico, non ha quei gluteo femorale, non ha quel... anche la schiena è particolare lui, eh. Cioè non mi dà quell'effetto boom per tra toppissimi all'Olimpia, solo per quello. Però in questa gara, diciamo, non ha avversari di quelle dimensioni lì, quindi sono io il primo. No, è sicuramente super. Guarda, secondo me sta foto qua, se andava all'Olimpia come in questa foto, però non arriva mai con gluteo femorale così all'Olimpia. Gluteo Sì. femorale arriva sempre più morbido, capito? Ecco perché non capisco quando sia vera e quando, vabbè che l'ha fatta Luca Alfieri, quindi non credo sia totalmente reale quella foto lì. Però vedi, anche lui non apre bene la scapola nella double biceps, lui posa come un Kevin Lebron, con la scapola un po' chiusa, perché se aprisse, vedi, già qui non ha quell'effetto di porco Giuda. Sì, si chiude. E perché d'altra parte c'hai Hunter che a me fa impazzire, cioè veramente, veramente estetico. Lui dovrebbe salire bianco perché quando si cola si liscia porco Vero? Giuda. Si È veda, vero? assurdo. Vero, Porco Giuda, ragazzi. A vero. Sì. E me migliorato Hunter mi tanto stupisce. di schiena è migliorato tantissimo. Vero. Vero. Bello. Sempre un po' ostica la schiena rispetto al front. Il front è veramente più bello, cioè proprio bello Me piace esteticamente. molto, a lui mi piace molto side, soprattutto in triceps che posa come il padre. E sai, c'è, questa qua è qualcosa di bellissima, sta cosa qui. Sì. Qua, se fosse fronte back come in questa posa, era la top 3 all'Olimpia. Solo che rispetto al padre che era completo, lui appunto c'è quel back che secondo me
perde qualcosa in fronte, non è irresistibilissimo. Però, come ha detto Ale, di back mi ha dato molto di spessore, soprattutto piace molto. Beh, però comunque a me non mi piace. Preferisco Shaban, perché a Puerto Rico Shaban era qualcosa, era bellissimo. Cioè, Shaban mi piaceva un botto. Qua. Vedi, a Puerto Rico Shaban. Questo Se è Puerto vedi Rico, no? quella double bicep, esatto, dove c'è la double biceps con la top 3, là è bello. Cioè, a me Shaban qua piaceva un botto. Io lo mettevo primo, forse ha perso un po' di scena Anch'io. con la team, eh. Anch'io. Mi Sì, piaceva un ma casino, bello. Hassan arriva morbido, è grosso, forse è quello che muscoli ne ha, però non si tira mai tanto tanto, ecco. pure lui è ostico, Ecco. infatti, proprio sotto gara. È ostico. Lui non ha shape, ecco, lui è uno di quelli grossi, non così preparato, l'estetica gli manca rispetto ai tre, perché Winkler comunque l'addome ce l'ha a posto, anche se è Sì. grosso, comunque ha più shape di Hassan. Sia Hunter che appunto Shaban sono belli, quindi questo qua è brutto, è brutto prendete con le pinze quello che dico, ovviamente è Certo, brutto a per quei largo. livelli. Sì, esatto, o arriva molto duro oppure rischia di essere nel mezzo, ecco. Tre Ma grosso, ragazzi, ma invece che mi dite di Nick Walker? ragazzi. Come lo vedete? Nick, Sul palco dell'Olimpia? sì, al New York Pro si è qualificato lui. A me Nick sinceramente non piace per niente, zero. Cioè, nel senso, belle masse, tiraggio, condizione, però da un punto di vista estetico a me non piace, Gli mancano sinceramente. dei pezzi, a pezzi quadricipite. Sì. Non è bello, è informe un po', ecco, un termine Bravo. infelice, però un po' Sì. informe. Sì. E poi. È giovanissimo, quindi c'ha un margine di miglioramento Però si può tutto, incredibile. qualche infortunio, qualche brutto strappo, credo, anche il ricibite. Esatto, mi sa sinistro, mi sembra. E poi anche parlando con gente oltreoceano mi dicono comunque, è vero che è molto giovane, però rischia veramente di farsi male e bruciarsi, Vero. bisogna vedere dove arriva. Perché Nick Walker girano voci in cui ci dà giù, ma pesante, e quindi bisogna dove arriva. Mi sembra molto, spero per lui, non facciamo le corna, un Dallas McCarver, ecco, Stavo per dirti la stessa cosa, stavo per dirti quella che infatti stava tipologia con di Jansen atleti. pure lui. Io se fossi Jansen me ne tirerei fuori, ma prima, perché poverino già è stato un po' messo in croce. Sì. E Nick Walker mi sembra quella tipologia di atleta, ecco. Guarda, io so che Jansen e Nick sono veramente tanto tanto legati, proprio a Se livello no. quasi quasi Ma membro della famiglia. E mi sembra. Jansen è legato a tutti i suoi atleti, se vedi anche un Clarida tutto Sì, quanto, sì. cioè ci Il passa, veramente si immedesima nell'atleta, ci vive momenti insieme, però problema, sono la molto cosa che mi fa strano giovani. è che dopo Dallas a me sembra strano che lui spinga così tanto su un altro atleta così giovane. Ma poi bisogna vedere anche lì se era lui che spingeva o l'atleta che È spinge, questo questo c'è che da vedere. io infatti Questa è una bella credo. differenza, eh? È questo che credo. Che poi Jansen ha detto abbastanza liberamente quello che prende. Nick sta un grammo e mezzo in off season, dice super blando, però lascia il tempo che trova come Però cosa. quando è così, la verità lo sappiamo, cioè non sta sempre nel mezzo, cioè lì Sì. io, non credo nelle voci, credo ai fatti, cioè, è un po' Vabbè. particolare come Comunque è situazione. giovane, c'ha margine. E quindi gli attuali qualificati all'Olimpia quali sono? Contender. Allora. Ma ti dico, quest'anno Ty Green e Big Ramy è quella la sfida. Brandon Carey toglietelo pure perché secondo me ha fatto il suo tempo dopo la vittoria. Non lo vedo come probabile contender pericoloso per il titolo. Jeremy No. se si presenta a top, Kai c'è cioè, l'incognita Kai. Sean Rhoda non sa niente, non penso ovviamente. Secondo me è fuori dai giochi ormai. Non Allora, penso torni. questi sono gli attuali, che sono No. James, ok. Ah, giusto, c'è pure James. Eonici. James è interessante perché è stato il primo a qualificarsi per questo Olimpia e alle British Finals. Che ne pensate, James? E si è messo in cantiere Sì, subito, esatto. subito. Quindi, Io forse la prossima settimana questo riesco a secondo me sarà una bella recuperarlo. sorpresa. Stai informissima già.
Lui ha una struttura un po' infelice, nel senso è molto stretto, però secondo me se la può giocare bene, perché comunque per la sua struttura sta facendo un lavoro incredibile. È un top 10, è un top 10. Io lo metto sullo stesso piano di Jan Baier, o Valéry, pardon. Sì, no, Cioè, assolutamente. quelli sono due atleti molto simili, molto temibili perché arrivano molto condizionati, però secondo me è da sotto i 5, ecco. Non è da top 5 per me Olicid, anche al top della forma, almeno per adesso, almeno per adesso. Sì, da vedere come arriva. Sì, di struttura concordo. Perché per Però caso Jan ha fatto settimo, se non sbaglio, sì. Sì, ed era per me uno dei più tirati dell'Olimpia. Quindi anche lì comunque è grosso Jan, non è piccolo. E lì ha una struttura nettamente migliore rispetto a James. Quindi se ma a me Jan l'hanno messo non a settimo. me Ian non piace per niente come struttura. No, ma ti dico, sul palco paradossalmente era abbastanza spiccava, come condizione tutto era buono all'Olimpia. Solo che comunque, vedi, anche lì, cioè, non è che James è meglio, secondo me, No, a no, no, livello no, però di struttura. io, cioè, da un punto di vista ti parlo prettamente di gusto personale, a me James come struttura piace di più. Ian non mi trasmette niente, ma sai, niente, 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 ovviamente con James sembra rispetto del più caso, compatto, però... sembra più compatto James, è quello che è secondo me. Però Sì. vedi, a livello estetico di condizione è arrivato forte a quell'Olimpia lì, infatti meritava per me top 5. Forse Poi l'unica vabbè. cosa di Ian è che anche il posing a me non piace proprio come prende le pose, come si mette. Pure quello. Comunque, la vedremo. Allora, tu, dove stavo? Mi sono perso. E eccoli. C'è James Regan, che secondo me lascia il tempo che trova. Non Troppo, lo troppo considero. estetico. Troppo, Troppo sì. Ma più estetico. che altro troppo vado per dire che sto all'Olimpia, perché così come Non follower... mi frega niente. Sì, esatto. Ma guarda che per me, Presti a Regan lo mette dietro. Secondo me, io ci gioco i coglioni. Presti a Ah sì, Regan lo super mette dietro, volentieri. e ne mette dietro altri due o tre famosi. Li mette dietro, secondo me. Ma sicuramente, visto già quello che ha fatto e Sì, vista la eh. condizione che Sta ha un po' vecchio. portato già. Abbiamo Bigremi, che ci sarà, Brandon Curry, che secondo me niente... Questo è il 2000... Sì, 21. Philippe, che non credo che gareggerà. E No, penso. Adi Chopin, che dovrebbe gareggiare. Cazzo, è un po' la tre magante, ecco. Bravo, esatto, lui pure. Io ho visto le foto, alcune dei quadricipiti fanno paura, però voglio vedere di back come arriva. Perché frontale ci abituati comunque, che è buono, laterale, voglio vedere. Ma secondo me, infatti, vedi, raga, i primi tre sono Remy, un ipotetico Kay Greene e Chopin. Dal quarto in giù è già più aperta, però i primi tre posti solo per il nome secondo me sono presi. Loro? Dici? Dove sta? Aspetta. Kai secondo me non lo puoi mettere sotto i tre, se si presenta arriva forte come caratteristiche di atleta. Secondo me un quarto mettere Rolly, se vince a Chicago, e Sì. poi sotto lì è un Brandon Curry, Bogniak e tutti, ma neanche tanto. Bogniak secondo me, raga, ha chiuso il ciclo, cioè quest'anno Sì, pure Bogniak, secondo me. secondo me quest'anno sia Chaban che Hunter Labrada sono proprio sotto il podio, secondo me, mentre Curry e William Bonac sono fuori dai top 5. Per me hanno fatto i loro tempi, non hanno più quel grip, quel mordente. Sì, è una bella. Pure Patrick Moore a me non credo che verrà premiato più di No, tanto. lui pensa, guarda, Patrick, l'exploit che ebbe all'Olimpia, il suo primo Olimpia, non l'ho mai più visto così. Esatto. Non lo so quel ragazzo lì, che cavolo. Sì, è un C'è anche po'. Justin Rodriguez, che non sta male. C'è Lui Justin. quadricipite, non mi piace Il molto, ma quadricipite, il sì, è quadricipite un po' indietro rispetto è... al tutto il resto, sì. Oh, però Come si top chiamava 10 lui? ci sta. Ecco, Sì. per esempio, Sarebbe una bella cosa vedere Andrea Presti nella top 10. Quella sarebbe ma veramente infatti Ale, te lo stavo per dire, ma sai una bella. che Perché non è una cosa difficile, eh. impossibile, perché meglio di Reagan e Justin Rodriguez per me lo è. Ma Presti e Rodriguez. sicuramente, poi è bello, poi c'è nel complesso, se uno lo guarda, lo giudica sul complesso, e c'è bellissimo Andrea. Sì. Guarda che, cioè, ragazzi, ma lui l'ha detto l'altra volta nell'ultima diretta che hanno fatto con Sì, Mauro. con Vado lì, Sassi. ma darò tutto, ma pesantemente. Cioè, Sì. conoscendolo, lui arriva, ma veramente non va a fare la comparsa, Sì, Non va no, lì a assolutamente, fare no, no, si farà notare sicuramente, per questo non è.
Cioè, non è, secondo me, una cosa impossibile No, vederlo. quest'anno sicuramente no, assolutamente. Sì. Vi chiedo un'altra cosa. Allora, adesso di qualifier che cosa abbiamo? Chicago, Tampa, Tampa. giusto? E poi Sì. c'è Alicante. Vero, Sì, l'ultima dovrebbe essere Alicante. quindi ce 15 ne mancano agosto. tre. Sì. Ok, la domanda che vi faccio è, non so chi ci sarà ad Alicante, come lo vedete Andrea, l'altro, Muzzi? Allora, Giuse, io allora. ti dico, no, più che altro è un'incognita, adesso già Alicante, io so che dovrebbe fare Alicante, da quello che mi ha detto. Bisogna vedere come si presenta, cioè Andrea è un mix di variabili di testa e di condizione. Io non riesco, ti giuro, è un enigma quel ragazzo lì. Io posso parlare ovviamente quello che vedo ogni volta che lo vedo per il posing, e lui nel posing è un soldato. E io non capisco perché questo ragazzo qua non riesce ad andare in condizione. Come sapete meglio di me, i fatti se li sanno loro, ok? Chi vive nella coach, preparazione, preparato, Sì, atleta, lascia il preparato. tempo che trovano. Quindi mi sono anche scocciato, tra virgolette, di come fanno spesso in Italia a dire no. No, secondo me bisogna esserci e viverci per capire. Io nel posing posso dire che è un soldato ed è un talento, però se non si tira, la vedo dura. Purtroppo su Andrea Muzzi si sente spesso dire, chissà cosa combina gli ultimi giorni, mangia, non mangia, mette, leva. Secondo me questo ragazzo ha semplicemente un carattere particolare, magari ha qualche componente ansiosa, che Sì. specialmente gli ultimi giorni, le ultime ore, gioca Certo. comunque Esatto. tanto sulla condizione, perché non, io non, cioè non, non, cioè è inammissibile che un atleta come lui e un coach come Sassi, Non riescano a cioè, convivere, cioè. il connubio non riesca comunque a portare al massimo sto ragazzo, è impossibile. Lui, guarda, Ale, ti Quindi ci sarà dico, qualche mentre poco. componente ansiosa, qualcosa del genere, che negli ultimi giorni influisce Ma sicuramente. fatti caso, Ale, anche parlando con Masucci, lui che era lì a Puerto Rico, lui mi ha detto giù, guarda che comunque è cambiata molto la condizione i giorni pre-contest, 2 o 3 giorni prima. Ah, quando lui entra nel backstage, questo mi ha detto anche Mauro, lui è terrorizzato. Cioè, proprio ha gli occhi sbarrati della serie, cazzo, cioè, e Presti da quel punto di vista è diverso, perché mi dice anche Mauro, quando Andrea Presti l'hanno chiamato in top 5, ha cacciato fuori i coglioni, voleva dimostrare, Muzzi è rimasto comunque in un altro mondo, e lì ti cambia tanto. Poi sai, anche lì, secondo me, per come lo conosco Muzzi, che è un cucciolone, cioè lui ha bisogno veramente... Non in questo caso di un, perché Mauro è molto, molto paterno, però ha bisogno molto di un coach protettivo, ecco. Io nel posing con lui mi sento molto di essere così, ma mi dà tanto. Secondo me se lui avesse un coach come Mauro, perché Mauro è così, che fosse molto, molto protettivo con lui, guarda che arriva forte, perché lui secondo me deve sentire che dall'altra parte c'è molta fiducia in lui. E quindi sta patendo, secondo me, anche adesso questa, ma non rivalità del cazzo, perché secondo me è sbagliato con Presti. Per me, mentre a un Presti non gliene frega niente, che lui va per la sua strada, un Muzzi deve sentire che la gente c'è per lui, capito? E secondo me sta molto acquisendo adesso, soprattutto con Presti, con l'Olimpia, c'è rimasto un po' sotto. E quindi non so come arriverà alle prossime gare. Secondo me, lui perché così di testa. Secondo me il colpo lo accusa e vediamo quando ci mette a riprendersi. Io ti dico che secondo me Andrea da un momento all'altro c'ha un exploit della Madonna. Sì, Cioè, ci vuole sarà tipo Coleman, tempo, dal nulla fa un anno, basta quel piccolo, perché lo vedi che è proprio, sta là, che basta quel piccolo dettaglio, quella piccola cosa che lo fa esplodere sul palco ma poi e... Ludo, sai cosa? Io, almeno questa è idea mia, poi mi direte la vostra. Lui comunque gareggia da anni non stop Sì. e lui dà l'idea di un fisico che comunque non ce la fa più, cioè deve fermarsi, mettere comunque dei muscoli perché gli hanno chiesto dei muscoli sulla schiena, gluteo femorale, perché lui Quello. anche se si tira manca quello spessore, per me, da quello che vedo con i check, manca comunque quello spessore di schiena, gluteo femorale che è un Pezzi, Presti a dei colpi i profondi, dettagli, quelli ma sono proprio prettamente quella profondità. muscolari. Esatto.
Esatto. lì non è tirato perché se tu ti tiri e No, no. non c'è il blocco, il posing puoi far poco. Io ho cercato di compattarlo, però vedi, io se fossi lui starei un attimino fermo Sì. perché adesso sono tre gare di qualifica, all'Olimpia è difficile qualificarsi a meno che non vinci. Quindi fai un bel lavoro di programmazione, mettiti sotto e torna tra un anno con totalmente rinnovato. Io secondo me questo ha bisogno Andrea Muzzi, non di trovare la condizione, perché se la condizione arriva ma sotto non c'è la roccia, tu puoi scava quando vuoi, ma è quello un pezzo che ci manca secondo me, perché se lui fosse di back così come in front e inside, tanti saluti. Il problema è che di schiena ha voglia strizza il culo, manca quella massa, cioè ragazzi Sì. c'è poco da fare. Anche lì, io secondo me, guarda, più di così, anche se si tira, comunque la vedo dura. Cioè, mancano i muscoli. Quando c'è la schiena che non ha dettagli è sempre un lavoro ostico proprio a livello esecutorio, perché devi proprio andare là a colpire i singoli distretti, targetizzarli, insegnare all'atleta a sentirli, quei diversi line of pull, cioè è un lavoro per cui prendersi un off-season per concentrarsi su questo aspetto, non prendere massa in generale, mangiare, cioè proprio concentrarsi sull'essere diligente in allenamento, resettare bene tutti gli schemi motori, la forma, tutti questi lavori qua che lui logicamente sa ben fare, però che hanno bisogno, avranno sempre per qualsiasi atleta al mondo bisogno di un'ulteriore revisione costantemente. Quello è veramente quello che secondo me gli fa fare quel salto e poi c'è sicuramente, come dicevamo, un aspetto mentale, per cui secondo me. Ma poi lo sai, anche il peso delle aspettative, secondo questo ragazzo che ricordiamo è molto giovane, è molto preso le aspettative, lui ha il dovere di dimostrare, il problema è che lui non capisce che deve aver pazienza perché ha l'età davanti e se ne deve sbattere i coglioni di tutti, lavorare in cantiere, programmare e soprattutto riposarsi perché il fisico, ragazzi, lui da quando è passato pro con Romano ha sempre gareggiato ogni anno, Sì. con Romano ha gareggiato, Panizza ha gareggiato, con Sassi doveva star fermo. E da lì a un mese già gareggiato di nuovo. Quest'anno ha gareggiato di nuovo, cioè non è mai stato fermo per costruire. Si è fatto sì o no delle mini off-season di qualche mese, ma per quello che richiede a quei livelli deve mettere su. E secondo me, lui se si ferma ci avrà un exploit di quelli che Disarà, poi sono sì. Ma ti ripeto, è ho tutto niente, c'è cioè lui tipo Coleman, boom. Te lo ritrovi, qualifica, vince tutto in un attimo. Fa impressionante, sarà. ma lui guarda, cosa posso dire se lui crede che la persona che stia, tra virgolette, lavorando con lui ci crede fortemente, lui ti dà tutto quello che ha. Perché Ah, a me mi dava sì. tre. Vabbè, a me faceva tre set al giorno, tre set al giorno. Non ho mai ricevuto di nessun atleta nel posing, cioè 7 di mattina, mezzogiorno, 7 di sera. Video call alle 9 di sera, cioè non ce n'era. Quindi sai, a trovarne così, almeno nel posing, Giuse, penso che nella. dopo questa cosa che hai detto, tutti i ragazzi che segui inizieranno a bombardarti di check costantemente. Video e quant'altro. Sono bravo, sono bravo, sono bravo. No, ragazzi, Madonna, aiuto. No, però, ragazzi, no, per dirti, Muti è un talento, deve capire che però per ottimizzarlo ci vuole il tempo, non deve Esatto. lasciarsi prendere alla foga perché è vero che ha dei mezzi, però li deve usare bene. Non è che ti devi Esatto. sparare le cartucce tipo Nick Walker o altri, capito? Quello che mi Sì. viene da dire, perché per me un Muzzi rispetto a un Nick Walker o all'epoca un Dallas per me è più forte, per me Ma stai però scherzando? Stai scherzando? deve ottimizzarlo e non è facile in Italia perché vediamo, siamo in un ambiente di merda perché non c'è Riesce niente. avere, un ragazzo riesce avere quella linea, a tenere quella linea con tutti quei muscoli Esatto, è esatto. E anche quello. mettendo eventualmente altri 10 kg, sono sicuro che terrà sempre quella linea. Certo, E esatto. quella è una cosa, sarebbe una sorta di Brandao, ma molto più muscolare, Esatto. Più molto. basso, più basso, esatto. Capito? Se mette lui sulla schiena, gluteo femorale, ragazzi, è tanta roba. Cioè, vediamo. Che Esatto, poi quella drammaticità proprio sì, per fare la ma poi differenza. facci caso, lui nelle pose laterali, questi sono i misteri del bodybuilding, il femorale è gigantesco, sborda fuori. Vero. Nelle cazzo di pose di schiena, ragazzi, io vi giuro, viene fuori, ma non è roccioso. Lì è strano. Cioè, di lato c'è, di back è più piatto. La schiena non ne parliamo. La schiena, comunque, i muscoli li ha, però c'ha queste spalle e braccia che fanno sparire la schiena. Ecco perché, come diceva Ludovico, lì
anche questione di saper reclutarla, perché se tu hai il bicipite che è gigantesco, la schiena perde, probabilmente quando tiri di pull, stacchi o altro, il bicipite si sobbarca gran parte del lavoro. Lì poi devi beccare un tecnico che ti allena, non che ti fa la scheda, perché se ti Esatto. fa una scheda e tu non la sai ottimizzare, lì. Però vedi, anche lì, in Italia chi è che sta lì ad allenarti, a insegnarti? Cioè, i Ne coach italiani parlavamo, lavorano sì. qui. Capito? Ti fanno la scheda, a meno che tu non ti paghi di tasca tua uno, ma veramente bravo tecnico, e ne sono pochi, che stai in palestra lì e ti allena e ti insegna ad allenarti bene, non è facile, perché in Italia funziona così, Vero. cioè, ti diventi coach, ti dà la scheda, la preparazione la fai, ma in palestra puoi andare una volta al mese da coach, ma anche lì non è di tecnici, in allenamento in Italia ce ne sono pochi, è quello. Cioè, non Vero. è, siamo in un paese un po' del cavolo, lui per me. Cioè, allenato da un John Meadow farebbe un salto di qualità della Madonna. Il Scherzi, ma problema è allenato, che allenato, allenato, allenato. non seguito. Si trasferisce magari 6 mesi lì da lui, 8 mesi. Bravo, e gareggia lì direttamente, per quello, Sì. capito? Però, ragazzi, è un casino. L'Italia purtroppo è il paese più sbagliato che fa bodybuilding al mondo. Veramente. Bene. Oh, che ci dobbiamo fare? Ragazzi, vi ringrazio per la diretta. Direi di Grazie. organizzarne un'altra presto, magari facciamo Grazie un Q&A dove i ragazzi ci fanno un po' di domande. di cuore. Con molto piacere. Allora, ho detto questa cosa, l'ho scritta su Instagram, ve la dico anche qua così sentono tutti. Pensavo, la prossima volta che facciamo dei podcast, magari un Q&A, io faccio una storia su Instagram dove la gente mi può scrivere se vuole partecipare, ne scegliamo una a caso e lo buttiamo dentro e chiediamo la Tipo il sua. vincitore fortunato. Magari stiamo parlando di qualcosa, non so, di spinoso, qualcosa su cui non siamo d'accordo, eccetera. Ci buttiamo dentro una persona e chiediamo la sua. Secondo me è divertente, così ci apriamo. Sì, Sì. simpatica cosa. Dai, dai. Oh, ma eliminiamo a priori certi personaggi molesti. Esatto. No, non tutti. Scegliamo a caso dopo una prima, come si dice, una prima cernia. Esatto, scrematura. Una prima scrematura. Bene, ragazzi, vi ringrazio. Volentieri. Ci vediamo alla Grazie prossima. a voi, grazie a voi. Ciao a tutti.